Se chiedessimo a 10 bodybuilder sul palco quale protocollo di allenamento hanno usato per massimizzare la loro crescita muscolare e per costruire il loro fisico, probabilmente otterremmo una risposta diversa da ognuno di loro. Qualcuno giurerebbe sulle split in multifrequenza, che colpiscono ogni gruppo muscolare due o più volte a settimana. Qualcun altro giurerebbe invece sulle split in monofrequenza, colpendo ogni gruppo muscolare solo una volta a settimana e distruggendolo completamente. Qualcun altro giurerebbe invece sulle ripetizioni complete o full ROM e qualcun altro invece giurerebbe sulle rep parziali come arma segreta per la sua crescita muscolare. Ma perché è così? Ci sono così tanti modi diversi per far crescere i muscoli o c'è dietro qualcos'altro? La verità è che la crescita muscolare si riduce a una semplice formula: aumentare la tensione meccanica che applichiamo ai nostri muscoli col passare del tempo o, come si dice nel gergo della letteratura scientifica, dobbiamo applicare e ricercare il cosiddetto sovraccarico progressivo di tensione meccanica. Finché una routine di allenamento ti permette di rispettare questa regola, al 100% vedrai una netta crescita muscolare. Questo è il motivo principale per cui esistono molti programmi che sono diversi tra di loro, ma che possono comunque funzionare. Se c'è una cosa che ho imparato negli ultimi anni è che non esiste un solo modo per costruire massa muscolare. Ce ne sono centinaia, ma quelli che funzionano veramente per un lifter naturale è proprio perché seguono alcune linee guida ben precise. In questo video andremo a scoprire insieme il metodo scientifico completo per ottimizzare un programma di allenamento per la costruzione muscolare. E lascio in overlay il mio allenamento upper body dell'altro giorno mentre vediamo insieme tutti i vari concetti. Se ti è utile questo video e vuoi seguire uno dei miei programmi, dirigiti su muscoliavvita.com, dove trovi tutti i miei protocolli che funzionano veramente e trovi centinaia di testimonianze di ragazzi che hanno già iniziato. Allora, è uscita di recente la position stand o presa di posizione della IUSCA, o International University Strength and Conditioning Association, sulle raccomandazioni per massimizzare la crescita muscolare, con a capo due autori che seguo molto, Dr. Brad Schoenfeld e Dr. Eric Helms. Nella presa di posizione, i ricercatori hanno messo insieme tutti gli studi e tutte le meta-analisi fatte negli ultimi anni per raggiungere un consenso generale di base scientifica su come strutturare il proprio allenamento. E perché ci interessa? Perché ci permette per la prima volta di visionare in modo olistico i fattori che servono per la crescita muscolare e che dobbiamo applicare nel nostro programma di allenamento. Probabilmente farò dei video teorici in futuro su ogni singola variabile, ma intanto non voglio sprecare tempo, quindi andiamo a vedere l'applicazione pratica di ognuna di queste. Metto ora in sovraimpressione la tabella che andremo ad analizzare in questo video, iniziando dalla variabile del carico fino a raggiungere l'ultima variabile che è il set endpoint. Iniziamo dal primo fattore, il carico. Di base, il carico è quanto è pesante ciò che andiamo a sollevare, o più tecnicamente, la percentuale del peso che scegliamo in proporzione al nostro massimale di una ripetizione su un certo esercizio. Logicamente, se usiamo un carico pesante, andremo ad eseguire meno ripetizioni. Se invece usiamo un carico più leggero, andremo ad eseguire più ripetizioni. Ciò che si è visto mettendo insieme tutti gli studi su questo argomento è che non sembra esserci un carico specifico che massimizza l'ipertrofia muscolare. In altre parole, non c'è un rep range migliore di un altro in termini assoluti per la crescita muscolare. Rileggi questa frase: non c'è un rep range in termini assoluti migliore di un altro per la crescita muscolare. Si può crescere ugualmente sia con cariche più pesanti e rep range più basse, tipo carichi che ci permettono di eseguire dalle 4 alle 8 ripetizioni, che con carichi moderati e rep range moderato, tipo dalle 8 alle 12 ripetizioni, che con carichi più leggeri e rep range più alti, tipo dalle 12 alle 20 ripetizioni, se non addirittura di più. Quindi non è il carico in sé a farci crescere di più o di meno. E allora perché gran parte dei consigli che ci vengono dati è di allenarci intorno alle 10 ripetizioni, magari con un rep range dalle 8 alle 12 ripetizioni? Ed effettivamente questo è stato per molti anni dichiarato il rep range ipertrofico, tra virgolette. E se dovessi scommettere, probabilmente 8 su 10 persone in palestra si allenano proprio in questo rep range. E di base viene consigliato di svolgere gran parte del nostro lavoro in questo rep range moderato per due motivi: uno, per efficienza di tempo, e due, per praticità nell'allenamento. Inoltre, con dei carichi moderati, ovviamente il rischio di infortunio è minore rispetto a quando ci alleniamo con i carichi pesanti, e in più non dobbiamo fare delle serie lunghissime portandoci a sfinimento sulle 30 ripetizioni se appunto andiamo a scegliere un carico più leggero. Per questo motivo tendenzialmente viene consigliato un rep range più moderato. Ma se vogliamo una crescita completa del muscolo, andando a stimolare ogni singola fibra muscolare, potrebbe essere una buona idea variare i carichi e di conseguenza variare i rep range di lavoro per ogni gruppo muscolare.
In termini pratici, ad esempio, io svolgo gran parte del mio lavoro, magari un 80%, nel rep range moderato tra le 6 e le 15 ripetizioni e svolgo anche il restante 20% del mio volume nei rep range più bassi, con i carichi più pesanti, magari dalle 4 alle 6 ripetizioni, e o con dei carichi più leggeri nei rep range più alti, quindi magari dalle 15 o più ripetizioni. E questi rep range possono essere variati sia all'interno della stessa seduta, quindi possiamo utilizzare diversi carichi e diversi rep range per lo stesso gruppo muscolare all'interno di una seduta, oppure possiamo anche usare un metodo di periodizzazione, ad esempio il DUP, Daily Undulating Periodization, o una periodizzazione a blocco per dividere i rep range e i carichi che utilizziamo in diverse sedute. E se volete un video su di questo, fatemi sapere nei commenti. Il secondo fattore, il volume allenante. Dopo il carico, il secondo fattore è il volume allenante, che ormai possiamo definire come il numero di serie portate vicine o al cedimento per gruppo muscolare a settimana. Sono praticamente le serie difficili di lavoro che andiamo ad eseguire per ogni gruppo muscolare. Quelle, ad esempio, di riscaldamento non contano. Secondo il consenso, 10 serie a settimana per gruppo muscolare sembrerebbe il minimo per garantire una crescita muscolare in generale. Però, visto la relazione di dose e risposta tra volume allenante, numero di serie e la nostra crescita muscolare, ci potrebbe essere una maggiore crescita se utilizziamo dei volumi più alti. Ma la verità è che ognuno di noi deve provare in pratica per capire e trovare il giusto volume per sé, che può essere impattato dall'esperienza con l'allenamento, dalle nostre capacità di lavoro, dalle nostre capacità di recupero, dalla composizione dei nostri muscoli, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza individuale per ognuno di noi. Per farlo può essere ad esempio una buona strategia iniziare dalle 10 serie di volume e col passare delle settimane aumentare di un 20%, quindi magari di due serie in più, finché non arrivi a un punto dove non riesci più a progredire e questo vuol dire che non riesci più a recuperare e molto probabilmente sei arrivato al tuo maximum recoverable volume. Da lì scarichi e puoi ripartire con la progressione dalle 10 serie settimanali. Questo è solo un esempio di ondulazione di volume che potrebbe essere un'ottimizzazione da fare se anche tu vuoi massimizzare la tua crescita muscolare. Fattore numero 3, la frequenza. Di base la frequenza è meno importante del volume allenante perché si è visto nella ricerca che a parità di volume settimanale un protocollo di monofrequenza e un protocollo di multifrequenza non apportano così tanta differenza in termini di crescita muscolare, quindi uno vale l'altro. Però, se ci pensiamo logicamente, la frequenza chiaramente entra in gioco quando iniziamo ad accumulare più volume. Ad esempio, invece di distruggere un gruppo muscolare in una seduta come il bro split, facendo più di 20 serie in una singola seduta di petto, ad esempio, potremmo provare a dividere queste 20 serie in due sedute da 10, raggiungendo quindi lo stesso volume, ma probabilmente di maggiore qualità, visto il minore affaticamento all'interno di una singola seduta. Ed infatti gran parte di noi, se vogliamo massimizzare la nostra crescita muscolare, dovremmo optare probabilmente per una frequenza di almeno due volte per gruppo muscolare, quindi colpendo ogni muscolo almeno due volte a settimana. Fattore numero 4, i tempi di recupero. Chi cresce di più? Una persona che recupera 30-60 secondi tra una serie e l'altra, o una persona che recupera 2 minuti o di più tra ogni serie? In palestra vediamo sempre il primo, ma in realtà negli studi vediamo che chi recupera per almeno 2 minuti vede di base una crescita muscolare migliore di chi riposa troppo poco. Specialmente se consideriamo i movimenti composti, che richiedono grande sforzo da parte nostra, recuperare solamente 30-60 secondi potrebbe poi comportare un impatto negativo sulla nostra capacità di lavoro nella serie successiva. Quindi la cosa fondamentale è che devi sempre recuperare a sufficienza prima di iniziare una nuova serie. Non deve per forza essere 2 minuti o più di 2 minuti, se tu ti senti fresco anche recuperando 60-90 secondi va benissimo. Probabilmente recuperare solo 30 secondi o 60 secondi potrebbe non essere l'ideale se vogliamo massimizzare la crescita muscolare. L'importante è sapere che se ti serve, ad esempio, tra un movimento composto pesante, uno squat, un deadlift, se hai bisogno di più tempo per recuperare, anche più di 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, non ci sono problemi per la crescita muscolare e lo puoi fare, ma che puoi anche autoregolare in base a come ti senti e se ti senti pronto per iniziare la prossima serie. Ad esempio, probabilmente su un movimento di isolamento con un carico leggero, ad esempio un lateral raise per il deltoide laterale, possiamo tranquillamente recuperare dai 30 ai 60 secondi, magari ai 90 secondi, se ci sentiamo pronti, iniziare la prossima serie e probabilmente staremo comunque massimizzando la crescita muscolare.
Fattore numero 5, la selezione degli esercizi. Questo punto, a mio parere, necessita di un video a sé, ma di base mi limito a dire che ogni modalità ha i suoi pro e i suoi contro. Che siano pesi liberi con i manubri e i bilancieri, oppure le macchine assistite o le macchine plate loaded, eccetera, eccetera. Dal consenso ci vengono consigliate tre cose per quanto riguarda la selezione degli esercizi. Uno, di includere per ogni gruppo muscolare diversi esercizi che colpiscono diversi capi del muscolo o il muscolo, ma in diverse angolazioni. Ad esempio, per la schiena, una tirata verticale e una tirata orizzontale. 2. Di includere per ogni gruppo muscolare movimenti composti e di isolamento, specialmente varianti che lavorano il muscolo nella porzione di massimo allungamento. E 3. Di considerare la necessità di un individuo, la propria biomeccanica e la visione globale dell'atleta e delle sue capacità di recupero e le capacità di lavoro nella costruzione del programma di allenamento. Un po' come si farebbe se si è infortunati e bisogna costruirci un programma attorno. Penso proprio che comunque serva che faccia un video a sé, quindi se può essere utile lasciateci un like, lasciatemelo nei commenti e farò un video specifico sulla selezione degli esercizi. Quindi in pratica fai una selezione di almeno dai 2 ai 4 esercizi per ogni gruppo muscolare per ogni mesociclo, in modo da colpirlo in maniera diversa e stimolarne la crescita globale. E passiamo all'ultimo fattore, il set endpoint, o in italiano il punto in cui terminiamo la nostra serie o, come dico io, la nostra prossimità al cedimento. Per lifter principianti ci si può allenare in buffer, ovvero mantenendo delle ripetizioni in canna, fermando una serie anche 3-4 rep prima di cedere, il cosiddetto 3 o 4 RIR, o RIR, Reps in Reserve. Più si diventa avanzati e più probabilmente dobbiamo pensare ad inserire delle serie a cedimento o comunque ridurre il nostro buffer se vogliamo massimizzare la nostra crescita muscolare. Non è consigliato di andare sempre ripetutamente al cedimento per via dell'impatto sul recupero e sul nostro sistema centrale nervoso, ed è anche per questo che dobbiamo fare una scelta per ogni atleta sulla base di una logica o comunque di un razionale. Praticamente più andiamo a cedimento e più tempo necessitiamo per recuperare. Quindi, mentre ad esempio su un movimento composto pesante, tipo lo squat, tipo lo stacco, potrebbe non valerne la pena, su un movimento invece di isolamento, ad esempio per i bicipiti, probabilmente l'impatto sia sul recupero che sul nostro CNS non sarà così elevato. Quindi di base la raccomandazione più pratica: più sei avanzato e più dovrai portare le tue serie più vicine al cedimento o proprio al cedimento, se vuoi massimizzare la tua crescita muscolare. Se sei principiante, invece, puoi crescere tranquillamente restando in buffer con 3-4 ripetizioni ancora in canna. E allora ragazzi, abbiamo appena finito un altro video, ci ho messo un sacco di tempo ad editarlo, ma volevo farvelo avere subito questa presa di posizione. Vi ho anche lasciato il link in descrizione se volete andare a leggere. È in inglese, ma è veramente un sacco di informazione utile, ho provato a riportare l'informazione migliore in questo video. Spero che vi sia piaciuto, se è così lasciateci un like, voglio continuare a fare questi video, ma sono tanto lavoro, quindi se vengono ricompensati, allora benissimo e continuo a farli. Quindi fammi sapere la tua nei commenti. Io spero che ti sia stato utile. Come sempre, se vuoi iniziare qualcosa, supportare il mio lavoro, muscolavita.com, oppure se vuoi un po' di abbigliamento, Kaizen Atletica. E questo è tutto per il video. Ti ringrazio di cuore del supporto. Prossimi video saranno fighi anche quelli, ve lo prometto. Quindi iscriviti se non l'hai ancora fatto. Come sempre, keep improving.